Sì, grazie Presidente. Io pensavo che persone che anche in tempi recenti hanno vantato di appartenere comunque ad uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale, il più grande partito comunista d'Europa occidentale, hanno rivendicato con orgoglio questa storia, una storia che proviene a dire, a detta loro, dall'antifascismo, una storia che proviene da un partito fatto di donne e uomini che si erano sempre battute per i diritti dei più deboli, per i diritti dei lavoratori. Ecco, queste persone oggi, anziché baloccarsi con legge elettorale che non risolverà nulla e con una riforma costituzionale che nulla farà, oggi magari avrebbero dovuto indignarsi nel vedere milioni di cittadini esodati e poi pensionati che a causa di un'interpretazione folle si vedranno ancora gettati sul lastrico. Invece oggi sempre queste persone se ne fregano e sono contente che il loro leader abbia avuto, e concludo, un bel accordo con Berlusconi. Sono usciti e hanno detto: abbiamo trovato l'accordo Bene, sulla legge grazie. elettorale. Esodati, pigliatevelo in quel posto, perché tanto noi Grazie, pensiamo onorevole alla legge Internizzi, la elettorale. Viva i ringrazio. comunisti!